Ciao a tutti e bentornati. Oggi voglio proporvi una ricetta per un risotto con i funghi veramente delizioso. Per la preparazione di questo risotto, per 4 persone abbiamo bisogno di 320 g di riso per risotti, 300 g di funghi, in questo caso champignon, ma voi potete usare i funghi che credete, mezzo bicchiere di vino bianco, olio, pepe, sale, mezza cipolla, uno spicchio d'aglio, 40 g di burro, 50 g di parmigiano reggiano e circa 1,5 litri di brodo vegetale. Andiamo con la preparazione. Iniziamo col mettere 3 cucchiai di olio d'oliva in una pentola e uno spicchio d'aglio a rosolare per 2 minuti, poi andiamo a unire i nostri funghi. Aggiungiamo un pizzico di sale e lo lasciamo andare per una decina di minuti. Nel frattempo in un'altra pentola mettiamo il burro, circa un cucchiaio di olio d'oliva e mettiamo a rosolare la cipolla. Una volta che la cipolla è diventata trasparente, mettiamo a tostare il riso, lo lasciamo scaldare un paio di minuti, e poi aggiungeremo il vino bianco per sfumare. Nel frattempo date sempre un'occhiata ai funghi che non si asciughino, se necessario aggiungete il brodo per non farli asciugare. Tostato un paio di minuti il nostro riso, andiamo a sfumare con il vino bianco, lasciamo evaporare l'alcol e cominciamo poi ad aggiungere il brodo. Passati circa 5 minuti andiamo a togliere l'aglio dai funghi. Sfumato il vino, cominciamo con l'aggiungere almeno un paio di mestoli di brodo e giriamo. Dovrà andare circa 6-7 minuti. Aggiungete brodo ogni volta che vedete che si asciuga, nel frattempo che passano quei 6-7 minuti che poi andremo ad unire anche i funghi. Passati circa 7 minuti uniamo al riso i funghi, giriamo e aggiungiamo sempre il brodo per altri 6-7 minuti. Vi ricordo che lo dobbiamo poi spegnere quando è al dente, perché gli ultimi 2 minuti poi dobbiamo mantecarlo. Quindi calcolate in base anche ai tempi di cottura che vi dà la confezione del vostro riso. Continuate a controllare il riso, ad aggiungere il brodo, a mescolare fino a cottura al dente. Abbiamo una giustatina di sale, un briciolo di pepe e continuiamo a mescolare. Arrivata la cottura al dente, spegniamo il fuoco. Gli ultimi 2 minuti andiamo a mantecare con una noce di burro, parmigiano, diamo una bella mescolata e il nostro risotto è praticamente pronto da impiattare. Il risotto è pronto, buon appetito a tutti, vi aspetto per la prossima ricetta. Ciao!